Grande fratello VIP, Filippo Nardi fa una rivelazione a Tommaso Zorzi. Al Grande Fratello VIP sono da poco entrati dei nuovi concorrenti. Samantha De Grenè, Filippo Nardi e Sonia Lorenzini hanno immediatamente cambiato gli equilibri della casa, scatenando litigi e non solo. Filippo Nardi però ha fatto parlare di sé, in particolar modo, sia per quello che ha svelato a Tommaso Zorzi, sia per un aneddoto appartenente al passato. Ecco i dettagli. Filippo Nardi ha immediatamente fatto scoppiare dei forti litigi appena entrato nella casa. In particolare, avendo pulito a fondo l'abitazione insieme a Samantha De Grenè, ha conquistato le antipatie degli altri concorrenti, i quali si sono sentiti accusati di essere sporchi. Al di là di questo, però, Filippo ha sorpreso Tommaso, facendogli una rivelazione. Mentre si parlava del momento in cui il Grande Fratello VIP finirà, Tommaso ha continuato a fare riferimento alla fatidica data dell'8 febbraio, quella che Alfonso Signorini ha comunicato ai concorrenti. Filippo è però intervenuto, ridendo e dicendo che l'8 febbraio era troppo vicino e parlando del 15 febbraio. Il conte però ha immediatamente taciuto, sapendo di non poter portare informazioni esterne all'interno della casa, come da regolamento. Tommaso Zorzi ha però colto la decisione degli autori di allungare ulteriormente il programma e si è fatto prendere dal panico. L'influencer ha detto a Filippo che lui non può permettersi di fare simili giochi, poiché loro sono dentro già da 3 mesi e di conseguenza sono già molto provati. Dopo essersi ripreso dalla notizia, Tommaso ha fatto divertire tutti dicendo che probabilmente a febbraio i concorrenti saranno presi da un elicottero per essere portati direttamente all'Isola dei Famosi 2021. Poiché l'allungamento sarà soltanto di 1 settimana, quindi è difficile che i concorrenti si risentano o abbiano difficoltà ad arrivare fino alla fine. In ogni caso sembra che non ci siano provvedimenti in arrivo per il comportamento di Nardi, che ha svelato queste informazioni esterne. Un altro scoop che coinvolge direttamente Filippo Nardi è stato lanciato a Mattino 5 ed è probabile che se ne parli anche all'interno del reality appena sarà possibile. Biagio Danelli, opinionista quasi quotidianamente nel programma condotto da Federica Panicucci, ha rivelato un dettaglio inedito sul passato di Filippo Nardi. Biagio ha spiegato che nel 2003, dietro le quinte del Festival Bar, c'è stata una rissa tra il conte e Robbie Williams. Quest'ultimo avrebbe provato ad aggredire Filippo, poiché, a quanto sembra, entrambi avevano la stessa fidanzata. Robbie Williams è stato fermato in tempo dalla sicurezza, perché stava scagliandosi contro Filippo, subito dopo averlo riconosciuto. Nardi invece non ha fatto nulla, dato che si trovava lì per intervistare le star che stavano partecipando alla trasmissione. Danelli ha poi proseguito il suo racconto spiegando che questa ragazza apparteneva alla nobiltà e subito dopo essersi lasciata con Filippo si è rifugiata tra le braccia di Robbie Williams. Il cantante però ha scoperto che la sua precedente relazione era finita da appena 1 settimana e si è infuriato contro Filippo. Biagio ha confermato che questa non è un'indiscrezione, ma un evento realmente accaduto che tutti conoscono. Se ne parlerà nel reality? Voi credete che Filippo abbia fatto bene a parlare del prolungamento a Tommaso e agli altri concorrenti? A voi commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.